Poracci, la puntata di oggi è così ricchissima che ci vediamo in live questa sera alle 21.30 sul sito Viola per discutere assieme delle notizie del giorno. Trovate il link al mio canale in descrizione. Mi raccomando, passate perché ci sarà da divertirsi, come al solito. Per quanto riguarda solo risposte sbagliate, Dragon Leo è stato rapidissimo nel riconoscere Toilet Kids. Complimenti! Invece, tra le risposte creative, mi avete spezzato in due. Sul serio, mi avete fatto morire. Però voglio premiare la semplicità. Tapion con il sempreverde, Dragon Ball Z, Kagarot. Mi fa ridere più di quanto dovrebbe. Non posso farci niente. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza mai venire truffati. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, di sicuro la più ricca degli ultimi tre giorni. Parleremo di Open Lara, un progetto GBA a dir poco impressionante. Andremo a fare i conti in tasca agli scalper e indagheremo sulla misteriosa comparsa di alcuni titoli PlayStation 3 su PS5. Prima di iniziare però vi ricordo che cliccando sul video vi siete automaticamente impegnati a partecipare alla conquista non violenta di YouTube Italia. Benvenuti nell'armata Poraccia. Mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social di cui trovate il link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Bene, partiamo con qualche notizia al volo. Passano i giorni e piano piano abbiamo sempre più notizie relative a Kirby e la Terra Perduta. E oggi possiamo sapere con precisione quanto peserà il gioco. Il primo platform in 3D della palla rosa avrà un file size di poco meno di 6 GB. Molto poco se pensiamo agli standard contemporanei, ma in realtà siamo in linea con le produzioni Kirby e Nintendo in generale. Star Allies pesava esattamente 4 GB, mentre Mario Odyssey, seppur vastissimo, occupava solamente 5,7 GB. Insomma, un numero che non inciderà direttamente sulla longevità complessiva e sulla densità di contenuti di Kirby e la Terra Perduta, se non altro un gioco che non occuperà tutta la memoria interna della console. Che fine ha fatto Hogwarts Legacy? Non lo sa nessuno e sebbene l'attesissimo titolo ad opera di Avalanche Studios risulti ancora programmato per un generico 2022, c'è chi inizia a parlare di un probabile rinvio al 2023. Il giornalista insider Colin Moriarty, durante il podcast riservato ai suoi Patreon, ha affermato di essere a conoscenza di numerosi problemi dietro le quinte, che avrebbero rallentato enormemente lo sviluppo di Hogwarts Legacy. Se state aspettando col fiato sospeso l'RPG di Harry Potter, vi consiglio di tornare a respirare, perché qua mi sa che siamo ancora in alto mare. Continua la saga dedicata agli NFT tra spese folli e momenti bassissimi. Si è conclusa infatti l'asta tenuta da Konami per il 35esimo anniversario della serie di Castlevania e il publisher, vendendo sostanzialmente qualche JPEG e filmato di gioco, ha guadagnato circa $160.000 dal nulla. Questa mappa ad esempio è stata venduta per circa $26.000, non so se vi rendete conto. Ovviamente molti di questi NFT sono subito stati rimessi in vendita a cifre ancora più esorbitanti del loro acquisto iniziale. Ma ci sarà veramente qualche matto disposto a spendere l'equivalente di $100.000 per questa JPEG? E intanto iniziano ad arrivare anche i primi scandali in ambito gaming e YouTube. Qualcuno ha iniziato a confezionare degli NFT con le foto profilo di famosi YouTuber in ambito gaming, con attaccato un link che rimanda al loro canale, tutto ovviamente senza autorizzazione dei diretti interessati. Sarebbe come spendere migliaia e migliaia di euro su delle figurine digitali non ufficiali. A questo punto mi domando, ma quando è che faranno l'NFT di Poro Michele? Io lo comprerei. Ovviamente in questo caso, ma ce ne sono anche di peggiori e anche gravi, come è successo alla giornalista Lana Pierce, partiranno delle denunce e probabilmente questi NFT saranno tolti dal commercio, ma questo è solo uno dei tanti problemi e inconvenienti di un mercato senza regolamentazioni. E chiudiamo con una bella mazzata alla vostra autostima. Se pensate di essere bravini coi videogiochi, vi presento lo speedrunner Mitch Ritz,
che in live è riuscito a finire Sekiro in poco più di 2 ore completamente bendato. Sì, esatto, ha portato a termine uno dei giochi più difficili degli ultimi anni basandosi solo sugli indizi sonori del gioco e in molti casi è riuscito anche a battere dei boss senza ricevere alcun danno. Poi non venitemi a dire che la scena delle speedrun non è emozionante. Ma passiamo alle notizie del giorno. Sapete quanto io adori il Game Boy Advance e ancora spero che un giorno, prima o poi, Nintendo si decida a mettere la sua libreria all'interno dell'NSO. Non sono però l'unico a conservare una profonda stima nei confronti di questa storica portatile, tanto che nel 2022 alcuni studi indipendenti continuano a sviluppare per Game Boy Advance. Ma con questo nuovo progetto, nominato Open Lara, abbiamo semplicemente oltrepassato i limiti del possibile su GBA. Dimenticatevi i seppur ottimi esperimenti in 2D apparsi all'epoca su Game Boy Advance, il progetto Open Lara è 100 volte più ambizioso. L'obiettivo è quello di riportare l'originale primo Tomb Raider uscito per PS1, Saturn e PC sulla piccolina di casa Nintendo. È vero, nel corso degli anni ci sono stati degli esperimenti con modelli poligonali sulla console portatile, alcuni hanno raggiunto dei livelli qualitativi impressionanti, ma nessuno sembra essersi spinto fino a dove è arrivato questo progetto amatoriale. Le immagini che state vedendo sfruttano esclusivamente l'hardware del GBA, abbiamo solo una ROM messa su una cartuccia Everdrive e nient'altro. Tramite una profonda conoscenza delle potenzialità e dei limiti del GBA, il modder Xproger è riuscito ad adattare il motore open source di Tomb Raider al modello più avanzato di Game Boy, in un porting che non ha nulla da invidiare alla conversione per Engage né all'originale su PS1. Per ora il progetto è in fase di beta e comprende i primi 2 livelli e la casa di Lara, ma Xproger è fiducioso di riuscire a condensare tutto Tomb Raider all'interno di una singola cartuccia GBA. Vi rimando al video di Modern Vintage Gamer dove vengono spiegati alcuni passaggi fondamentali su come sia stato possibile un tale miracolo. Per me, uno dei progetti più affascinanti di questo 2022. Sapete invece cosa non è affascinante ma proprio per niente? Il mondo degli scalper, soprattutto quando ci si rende conto che razza di giro di soldi c'è dietro. E a tal proposito, Jack Bayliss, il proprietario della community di scalper Aftermarket Arbitrage, proprio una cosa da mettere nel curriculum, ha rilasciato un'intervista fantastica. Allora, Aftermarket Arbitrage è una piattaforma che aiuta le persone a diventare degli scalper, indicando sostanzialmente quali prodotti comprare per poi rivenderli a prezzi maggiorati, quando gettarsi nel mercato e dove trovare gli stock da far sparire. Bayliss ha avuto questa brillante intuizione di creare una sorta di servizio a pagamento, dove per sole 30 sterline al mese si ha una sorta di canale d'accesso privilegiato al bagarinaggio. Quindi aiutando i circa 1500 iscritti a rivendere beni di consumo, Bayliss guadagna circa 50.000 euro al mese ed ha una prospettiva molto interessante sul suo lavoro. Questo è un estratto della sua intervista rilasciata a Sky News. Per me possedere la PS5 o l'Xbox non è una necessità, è un lusso, ok? E se ti puoi permettere di spendere 450 sterline, aggiungerne altre 150 non dovrebbe essere un problema, se hai già soldi da buttare su una console. Sì, qualche famiglia dovrà spendere 100 sterline in più, ma pensa ai nostri membri. Hanno 30 console, guadagnano 100 sterline su ognuna di esse e così riescono a tirare su un buono stipendio in pochi giorni. Sostanzialmente Bayliss vede il suo tutoraggio come un aiuto rivolto ai giovani imprenditori nell'avviare il loro business. Tra i suoi utenti parla di gente che è riuscita a far diventare il bagarinaggio il suo lavoro principale, in molti casi risolvendo situazioni economiche difficili. Praticamente un moderno Robin Hood, che compra ai ricchi per rivendere ai ricchi, impoverendoli, ma non troppo. Bah, sapete come la penso sugli scalper e questa intervista non è che la dimostrazione di quanto sia sbagliato un atteggiamento del genere e il mercato dovrebbe avere bisogno di una regolamentazione sotto questo punto di vista. E credo che a giovarne non sarebbero solo i consumatori, ma anche i grandi nomi che si ritrovano un terzo dei loro prodotti fermi in dei magazzini in attesa di essere rivenduti. E chiudiamo con degli interessanti aggiornamenti riguardanti PlayStation 5 e la retrocompatibilità della macchina Sony. Infatti alcuni recenti avvistamenti sembrerebbero aprire le porte a una strategia che punti verso l'inclusione di numerose generazioni PlayStation, non solo PlayStation 4. Ad ora su PlayStation Now è possibile giocare alcuni titoli PlayStation 3, ma
solo in streaming, una delle feature principali del servizio. Né PS4 né PS5 sono direttamente retrocompatibili col catalogo di PlayStation 3. Questo principalmente perché la console è estremamente difficile da emulare, eppure molti utenti hanno iniziato ad inviare delle segnalazioni dove sul PlayStation Store si sono imbattuti nella possibilità di acquistare direttamente dei singoli giochi PS3 come Dead or Alive 5, Prince of Persia e Bejeweled. Si può trattare di un errore dei server Sony? Certamente, ma vanno tenute da conto anche le notizie degli ultimi giorni. Da una parte è spuntato un brevetto firmato Sony dove si parla di retrocompatibilità estesa, dall'altro ormai è più di un mese che si susseguono i rumor riguardanti il progetto Spartacus, l'alternativa al Game Pass di Microsoft fatto in casa Sony. E questo potrebbe portare a una vera e propria rivoluzione interna all'ecosistema PlayStation, dove Now e Plus verrebbero accorpati in un unico servizio in grado di rivaleggiare con l'offerta Microsoft, ed è chiaro che in questo la retrocompatibilità gioca un ruolo fondamentale. Per me il poter avviare direttamente su PlayStation 5 un gioco PlayStation 3 sarebbe una vera manna dal cielo e mi tornerebbe utilissima come feature, però va fatta anche un'altra riflessione. Questo è un bel cambio di paradigma rispetto all'iniziale crediamo nelle generazioni detto da Jim Ryan, non trovate? E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno o, alternativamente, ci vediamo fra poco in live sul sito Viola alle 21:30 per continuare in diretta questa puntata del TG Poro. In ogni caso, ci vediamo domani per un nuovo video. Voi comunque fate tre cose: riposatevi, fate bravi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Open, Michele Scalper, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Tanto che nel 2022 alcuni studi